Finalmente ce l'abbiamo fatta, la beta di Riders of Rohan. Alza e soprattutto questa volta, a differenza della precedente puntata, alza la voce che se no non ti sente nessuno. Ho il cavallo, il Wall Street, e adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui, medium, perché ce ne sono diverse caratteristiche. Ovviamente si chiama Calista, il nome è provvisorio, e piuttosto ignudo. Ignudo, nemmeno una sella, guardate, si cavalca a pelo, che è già detto così. Questo indicatore che vedete qui in basso con i numerini è la velocità, perché guidare questo cavallo è un po' diverso dai cavalli normali. Normali. Ma la cosa più importante, però, quella adesso c'è Russia. Sì. Allora, questa che vedete è il Mount Combat, la linea del Mount Combat, che funziona solo se da cavallo. Ovviamente, altrimenti. Abilità che si livellano, bla bla. Adesso vi faccio vedere una cosa in cui Russia è specialista. Il Lotus Draw. Perché? Tan. Vi spiego perché. Chiudo il Lotus Draw. Prendo C, credo. No, era C? Sì, non mi ricordo. Non mi ricordo. Vabbè, cerchiamo. Ci dovrebbe essere. Ho trovato. L'hai trovato per caso prima, quindi. Sì. Praticamente sì, è vero. Confesso di averlo trovato per caso. Cosa c'è qui? Mounted Combat, Shift M. Ta-da! La exp per posto cavallino. Ma c'è la appearance. Fantastico. Cioè, le cose. Mentre invece tagli al cavallo sostanzialmente. Non lo sapevo che tu tagliavi subito. Ok. E lo compriamo, tanto costa pochissimo. La prima cosa che prenderei io è una sella. Tanto, siccome questo è uno shop, abbiamo 10 punti. È uno shop fatto apposta per permetterci di mettere cosine. Ovviamente. Allora, vuoi vedere prima le selle o prima le quadrappe? Beh, la sella deve essere abbinata. Quadrappa prima. Beh. Allora, Saddle Tail X Body. Date, carica. Ta-ta! Ah, un turbine point. Ci piace. Sì. Ah, lo puoi provare, vai, prova. No, spostiamo. Carino, ma. Si potrebbe fare meglio, secondo me. Secondo me questo, per esempio. Meglio. Sì, però. Molto violento. Questo. Molto meglio. Prova anche l'altro, già che ci siamo. E ci sono due questa pagine qui. Comunque io volevo sì. Dirti. Non sapevo che sarebbe solo un lunghissimo filmato. Non mi piace. Lo immaginavo, la lunghezza del filmato era. O questa o quella rossa. Che dici? C'è una lotta qui, una lotta. Ah, vedi, si possono lasciare e poi comprare direttamente premendo qui. Che figata! Fantastico. Io forse. Sai che ti dico? Ah, quella rossa. Questa. Un po' più aggressivo. Poi andiamo alla coda. Ah, possiamo selezionare il colore. Fico! Adesso lasciamo così, poi ci pensiamo. Ah no, qualcuno ha pensato. Tail. Ma cominciamo dalla testa, va. Mi sente troppi input, non gliela fa. Non sono accorto, io che clicco. Beh, guarda, io penso questo. Anche se. Dici, non c'è un abbinato proprio? Marauder, credo che sia questo. Quello era del Marauder, vero? Io i nomi non andiamo molto d'accordo. Passiamoci sopra. Eh no, Heavy Assault. Dobbiamo andare a quello che si chiama Heavy Assault. Ah, il primo era. Allora, il primo, quello che ti piaceva a te. Ok, si cambia colore. Sì, vabbè, poi il colore ci pensiamo dopo. Siamo sempre un turbine point, vero? Sì, ma uno, due, tutti un turbine point. Heavy Assault Leggings. Try it on. E poi
La sella, ti ricordo che ci manca. Tail, sì, Tail. Anche Tanto. le saccoccine. A tutto, scusa. Non c'è niente che ti Tail non la interessa. possiamo Vabbè. fare. Ice sarà il pelo del cavallo. Vediamo se mi fa cambiare qualcosa qui. Ah, per colorarlo. All steed, equipment, die, pack, vabbè. Sello. La sella. Selliamoci. Heavy Assault. Eh sì. E Gear. Non c'è ancora niente. No. Ok, prendi, non abbiamo ancora il livello per farlo. Ok, vai, cambia colori a tutto sto Che colore imbarazzo. mettiamo? Ma il gelo non mi dispiace. No? Va bene. Ti convince? Sì. Non lo devi comprare. Cacci i denari. Ok, riprova. Proviamo un altro. Siamo dei nobs. Body. Si Sei un nob. confesso. Sotto, quello di sotto. Lo faccio un quick bagno. Non lo so. Qui c'è qualcosa che È non un va. ba. È una beta, anche di anche questo dobbiamo tenerne conto. Ci dobbiamo permettere di comprarla, altrimenti. Vabbè, comunque. Vi abbiamo fatto vedere come verrebbe. Poi ci sono i tratti, perché si possono scegliere i vari tratti, vedete, c'è tutto uno schema di tratti, ma non è che L'albero sì, classico. finché non c'è il cavallo heavy che punta su alcune cose, quello medium su altre, bla 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 bla. Ho un punto available, lo metto su resistenza, accelerazione, no, lo metto su resistenza, oh no, che porta resistenza, flessibilità, evade reading block, medical, questo invece, increase max speed, turn, ah, mettiamolo qua, tanto è una beta, è giusto per provare, okay, sono stato su un fatto smontare, brutti, non mi hanno Non ti fatto, hanno fatto comprare però vi niente! faccio del combat adesso. Perché ho visto gente già. Allora, ti faccio vedere questa. Allora, vedete che il cavallo aumenta di velocità? E Fantastico! quindi le spell vanno usate in accel. Vedi? In anticipo. Il cavallo non frena. Laghiamo anche un po'. Sì, credo che sia anche proprio per la registrazione. Tu puoi combattere da fermo, ma. Funziona di Meglio se corsa. corri, sì. Come dire, sto usando una sola arma anziché tutte e due. Ok. Il cavallo ti aiuta. È un aiuto incredibile. Guarda, adesso proviamo a battere loro. Ok, questa è la sfida. Bisogna imparare a manovrarlo. Sì, e ovviamente io sto giocando da un computer dove non ho il G13. E l'abitudine a utilizzare. Il G13 si vede e si sente. Vai, vai! In corsa! Io ho entrato mezzo mondo adesso! Vabbè, cavallo serve anche.
Devi rallentare, farlo voltare. Non è facile. No. E quindi si potrebbero fare. Si possono fare anche raid a cavallo? Sì, vedete queste qui che sono delle public quest? Quelle servono appunto a quello, quando incontri altre warband di... Hai presente nel film quando Vanjo e Rohan incontrano i goblin a cavallo, montati, credo. Montati. Che figo. Sì. Quindi mi stai di che mi devo fare espansione. Sì, io dico di sì. Tanto ora... Dico che devi giocare più che farti espansione. Se giochi fai i livelli e se fai i livelli prima o poi otterrai questa cosa. E con questi cavalli si può girare nel tempo normale, ovviamente senza usare le abilità. Vedi che il cavallo tende a fermarsi dopo. Adesso proviamo a caricare quello in velocità. Non si ferma seduta stante, povera stella. No, c'ha la frenata, Quick stop, vedi? L'abilità. Sì. Però non è che si paralizza lì sul posto. Ho fatto tutto un addestramento per ottenere Wall Street, che non è nemmeno semplicissimo. Bello però, molto. Sì. Io sognavo questa implementazione con le sacche e tutto da una vita. Da quando ne vidi qualcosa di simile in EverQuest? Possiamo riportare la roba sul cavallo. Se il cavallo non scomparisse come succede con la cavalcatura di Fallen Earth, sarebbe perfetto. Cioè che lo devi portare in un ricovero, in una stalla il cavallo. Anziché averli tutti nelle sacche, ovviamente. Perché è un pochino poco probabile che tu abbia un cavallo in una sacca. Diciamo che non è molto aderente alla realtà. Qualsiasi tipo di realtà. Facciamo recuperare me, perché il cavallo l'ho già recuperato. Ah, ops, fa così questo. Muove le orecchie. Adesso chiediamo i nostri sì. Tagliamo un pochettino qua forse. Mm-mm. No. Non abbiamo scritto. Ok, è fa un macello. Sì. Vorrei che voi abbiate pietà mentre scrivo queste cose. Oh oh sì. Ok, vi faccio vedere l'ultimo minuto di combattimento, che non è che possiamo andare un po' di lunghe. Abbiamo reso poi man mano l'idea. Che scopriamo se riusciamo finalmente a far funzionare. Molto. Ops. Carino. Vedi, Claudio si è fermato all'improvviso e tutto là, là. E gli dai un sacco di bot. Sì, una cosa. Dimmi. Questo il questo cosa dei cavalli mi fa passare anche a voglia di giocare a tipo questa frenzy di provare Guild Wars, lo sai? Ti dirò. Sei sempre sei esagerato. Sì, vabbè, lo voglio provare, ci voglio giocare, però questo rimane un gioco. Anche perché adesso hai pagato, quindi. Sì, sì, vabbè, quello sta in belli come. Mi immagino che appena uno ci prende dimestichezza impara anche come combattere. Hai visto questa cosa qui in alto? Sì. Il tapping. Perché visto che si combatte in tanti, il contributo in termini di exp va ricondiviso. Sì, sì, una volta. Io per imparare a colpire il manichino in corsa, cioè l'anticipazione con la spell, ce ne ho messa, Sembra facile, ma non lo è. Non credo che lo sembri, perlomeno a me non mi sembra affatto.
Perché nelle quest preparatorie avevi eri il cavallo e avevi tre quest, tre spell in croce. Qui le spell sono aumentate in maniera vertiginosa. E tu sei tu che cavalchi un cavallo. E mi immagino quando si è in tanti che figata debba Sì. essere. Comunque, dopo questa salamandra vi salutiamo. Sì, perché altrimenti due palle queste salamandre sono sempre le solite salamandre. Sono cresciute queste però. Sono proprio rosse. Ho capito, ma sono sempre salamandre, mo, grandi o piccole. È morta. Ok, signori, adesso andiamo in un posto safe e vi salutiamo. Infuocatissimi. Anche puoi anche fare le scalate un po' più ripide adesso. Guarda, adesso avrà molto più senso camminare così perché la velocità che prima non usavi mai, usavi o full, invece qui. Vi saluta Miria. Il suo cavallo che cambierà presto nome. Sì, perché Calista è uno che non si può ascoltare. Ascoltare, Ciao a decisamente. tutti, ragazzi! Ciao!